della piccola comunità di Gnoneli. Benvenuti a tutti voi di Villanova e di chiunque ci abbia raggiunto anche da altri centri. Non mi sono scritto un discorso, voglio dire due cose veloci, le dirò con spontaneità e con passione, la stessa spontaneità e la stessa passione che ha riposto Salvatore e Ligios in questi 8 anni di collaborazione. Tutto nacque nel 2010. E noi li ringrazio anche i consiglieri comunali che sono qui con me. Noi siamo stati eletti nel 2010, è un gruppo di un'amministrazione giovane, molto dinamica. Avevamo deciso tra le altre cose, di investire anche nel campo della fotografia. E sinceramente io ero un po' spaesato, non sapevamo a chi rivolgerci. C'eravamo arrivati per caso a Salvatore, ero andato a una conferenza stampa di un festival del coro di Gnoneli ed mi era rimasto impresso, era stato citato, era stato fatto il nome di Salvatore. Io l'avevo chiamato, era l'estate del 2010. Salvatore forse aveva anche problemi di udito in quel periodo, perché aveva un problema di... io me lo ricordo. E avevo difficoltà a farmi capire al telefono. Comunque ci eravamo dato appuntamento, ci eravamo visti a Sorradire, te lo ricordi che c'era una mostra sulle dighe? Ci eravamo incontrati lì. Era l'estate del 2010. E da quell'incontro sono nate grandi cose. Noi abbiamo fatto 5 anni di seminari fotografici avevano dato luce poi a una gran bella pubblicazione, Gnoneli, un volume che pesa 3,5 kg, dove ci sono tantissime fotografie. Gnoneli per 5 anni era stato frequentato da giovani fotografi provenienti da tutta la Sardegna che hanno sviscerato in lungo e in largo tutta la nostra comunità, il nostro centro urbano, le nostre campagne, ed è tutto raccolto in questa pubblicazione, un'opera notevole che poi avevamo pubblicato alcuni anni fa nell'ambito del Festival di Canias. Però non ci siamo fermati là. Salvatore poi ci ha onorato ci ha dedicato un suo libro, L'erba di Gnoneli, che ha girato parecchio, era stata la mostra di questo lavoro, era stata fatta anche ad Alghero e poi mi pare avesse girato anche altrove. E abbiamo ospitato diverse volte l'evento -31, il primo anno era venuto un bravo fotografo romano, Guido Gazzilli, che aveva fatto un bellissimo lavoro sulle maschere di Gnoneli, un lavoro che poi è stato esposto anche al MoMA di New York, quindi il nome di Gnoneli ha circolato parecchio in questo... Grazie a questa collaborazione con Salvatore. 2 anni fa è venuto un altro fotografo altrettanto bravo, Andrea Alfano. Cioè, ci siamo sentiti noi coccolati, non ce l'aspettavamo, siamo entrati nelle grazie di questo grande operatore culturale, perché per me e per noi Salvatore non è semplicemente un fotografo, ma è un operatore culturale. La Sardegna ne avrebbe tanto bisogno di averne non uno ma 100 come Salvatore. E niente, a Gnoneli è arrivata ci siamo sentiti al centro dell'attenzione di molti critici, cioè in un paese piccolo come Gnoneli noi da soli non ci saremmo riusciti a fare tutto ciò che abbiamo potuto fare grazie alla disponibilità di Salvatore. Noi in questi anni abbiamo notato che tutto quello che lui ha fatto qui con noi l'ha fatto prevalentemente per passione soprattutto verso il suo lavoro, e poi perché probabilmente gli siamo diventati simpatici. E noi abbiamo avuto a che fare in questi anni con molte persone dell'ambito culturale. Adesso non lo sto dicendo oggi qui per fare retorica, ma l'ho ripetuto diverse volte ai miei collaboratori. Ho sempre ritenuto che la figura di Salvatore sia quasi unica. Con lui non abbiamo mai avuto una divergenza di idee, che ci può anche stare, però è sempre stato accomodante, ci è sempre venuto incontro, ha sempre capito le esigenze di questa piccola comunità, e forse in questo l'ha aiutato molto anche il fatto che in passato anche lui ha ricoperto la carica di sindaco e magari vede le cose anche sotto quell'ottica lì. Comunque siamo rimasti noi meravigliati, e ci ha fatto molto molto piacere il fatto di essere entrati nelle attenzioni
di una figura così, così importante. Spesso siamo usciti sulla stampa delle pagine culturali dei quotidiani sardi grazie alle iniziative che lui ha portato qui a Gnoneli. Anche oggi siamo qui per inaugurare l'ultimo suo lavoro. Quando ce l'ha proposto l'abbiamo accolto con tantissimo piacere, tant'è che l'abbiamo inserito nel programma del Festival Licanias, che è un festival culturale dove stiamo riponendo molte energie. E questi giorni io mi sono fatto un giro, ho potuto osservare la grandezza di questo lavoro, ma oggi poi dopo ve ne parlerà lui e avremo modo comunque di vederlo con i nostri occhi. Ha girato in lungo e in largo la Sardegna e è andato alla scoperta di tutte le forme di poesia estemporanea, presente in Sardegna. L'altro giorno mi diceva che si è accorto durante questi viaggi che la Sardegna dal punto di vista poetico è molto ricca, quindi il suo lavoro gratifica le piccole comunità dove lui interviene, ma sta rendendo giustizia anche alla grande tradizione culturale che ha la nostra terra, la Sardegna. Niente, per tutte queste motivazioni il Consiglio Comunale di Gnoneli ha deciso di rendere omaggio a Salvatore, di consegnargli si dice così metaforicamente, le chiavi del nostro paese, rendendolo cittadino onorario di Gnoneli. E questa cittadinanza verrà formalizzata ufficialmente nel prossimo Consiglio Comunale e oggi noi in maniera simbolica e, come ho detto prima, metaforicamente, le consegniamo le chiavi del nostro paese, della nostra comunità. Grazie signor Sindaco, grazie all'amministrazione comunale, grazie al paese di Gnoneli. Io pensavo che la prima volta fosse solo a 20 anni, invece scopro che a 70 anni ci può essere una prima volta e quindi sono emozionato come uno novellino, perché è un piacere ricevere un premio così importante e soprattutto questo piacere mi piace condividerlo per una passione che appartiene a me ma anche a molti miei amici. Questo è un premio che in qualche modo lo condivido con tutti i poeti presenti o assenti e che insieme a me hanno fatto qualche pezzo di strada insieme alla fotografia. Mi sembra che sia un bel auspicio per chi la fotografia la segue con passione e anche con intenti divulgativi, come può essere un operatore culturale. Io sono orgoglioso di aver passato un periodo storico molto importante per la fotografia in Sardegna qui a Gnoneli, perché nel piccolo della storia della Sardegna e nel piccolo della storia dei piccoli comuni, quello che si è fatto in questi anni a Gnoneli è sicuramente un esempio che può diventare un modello per altre comunità. Cioè, oltre che un orgoglio di tipo culturale, di tipo personale, c'è anche, secondo me, l'orgoglio di aver messo in campo un progetto culturale che può diventare anche un progetto politico. E quando un amministratore, oltre che accontentare i propri concittadini, propone dei modelli che possono diventare punto di riferimento anche per altre comunità, mi sembra che sia il modo più efficace per vivere dentro la Sardegna piuttosto che perdere tempo nel salotto dicendo che bisogna fare. Il fare è sicuramente più importante del dire. Io qui ho fatto, grazie all'amministrazione comunale, molta fotografia che all'apparenza potrebbe essere modesta, ma sono convinto che invece è una fotografia che scriverà un piccolo pezzo di storia, tutta oltretutto scritta, quindi tracciabile, non è solo un comizio estemporaneo o un messaggio lanciato su Facebook dopo 24 ore, praticamente non ci sono più. Quindi da questo punto di vista mi sembra che la strada che abbiamo fatto insieme gratifichi questo premio che sicuramente,
come dire, mi porterò nel cuore, ma uno stimolo per continuare questa attività con tutta la fotografia, alta, bassa, ambiziosa o solo semplicemente di tempo libero. E speriamo che ci siano altre occasioni per altri fotografi, per altre comunità che scoprano la fotografia e, con la scusa della fotografia, scoprano il potenziale del valore di stare all'interno delle comunità piccole, perché la Sardegna su 377 comuni, 300 sono piccole, quindi, come dire, c'è tanto di quel materiale, perché non solo si pensa al passato, ma si pensa soprattutto al futuro, dove ci sono un sacco di cose da fare, per cui, come dire, l'orizzonte ci attrae da questo punto di vista, e attrae non solo quelli che per la prima volta come me a 70 anni ricevono questo premio, ma soprattutto i giovani che invece hanno un sacco di idee, sicuramente hanno un sacco di opzioni, di possibilità, e quindi è una testimonianza che ci aiuta, come dire, a guardare avanti in modo positivo. Io ringrazio ancora il sindaco, l'amministrazione, spero di potermi sdebitare in qualche modo, perché comunque, come dire, i regali non possono essere mai unilaterali, quindi devo inventarmi qualche cosa per sentire meno il peso di questo graditissimo omaggio. Se poi dobbiamo parlare della mostra che si inaugura oggi, su quale sono sicuramente orgoglioso, forse è il caso di chiamare Sonia Borsato, che ha firmato il libro, il catalogo, e quindi qualche cosa la può aggiungere rispetto a quanto abbia detto il sindaco. Io non lo apro.